ha sicuramente una grinta notevole. Ed ecco la delusa di Patrasso, perché purtroppo a Patrasso la Ledoux francese, che vediamo pronta con il cerchio, ha fatto, commesso molti errori, e quindi non era, anche se invece si prevedeva che fosse, nel gruppo che sarà a Pechino. La Francia peraltro è rimasta fuori da Pechino in tutto, sia nell'individuale che nella squadra, perché a Patrasso hanno veramente avuto molti incidenti ed errori. Sì, questo è uno degli elementi negativi proprio per la squadra francese, che invece a livello di artistica può vantare una buona scuola a livello femminile e anche maschile. Recentemente i campionati proprio europei di Clermont-Ferrand a livello femminile lo hanno confermato. Delphine Ledoux ha 23 anni, 1,67 m per 48 kg, quindi difficilmente la vedremo tentare 2012. Si parlava prima del disastro di Patrasso, e in effetti lei nell'Olo Round è arrivata appena 35esima. Pensate che nelle clavette, che pure rappresentano una sorta di punto di forza, ha ottenuto il 50esimo punteggio. Un periodo storto per la Ledoux, che ha saputo fare bene in altre circostanze, come in occasione dei campionati europei di Baku lo scorso anno. Come ha dimostrato in questo esercizio, perché lei ha anche delle soluzioni molto fantasiose, quindi è una ginnasta che sa ben utilizzare l'attrezzo, è molto aderente con la musica, bellissima aderenza anche interpretativa, questa musica forte, corale, e certo lei sarà dispiaciutissima, cioè, sarà sicuramente contenta di aver fatto un buon cerchio, certo se l'avesse fatto anche a Patrasso forse sarebbe stata più...